90 anni passati a raccontare storie dietro una telecamera, con un impegno civile che ha segnato la storia del cinema mondiale. Francesco Rosi è tornato a San Carlo 9 anni dopo il suo allestimento di Napoli Milionaria di Edoardo De Filippo, per l'applauso della città alla carriera di uno dei più grandi maestri del cinema che ha raccolto riconoscimenti ovunque, da Venezia a Berlino a Cannes. Mi auguro che siano dei film che hanno raccontato la realtà italiana, una parte perlomeno della realtà italiana, e quindi che abbiano aiutato magari i giovani a conoscere quella realtà che non hanno vissuto, come invece abbiamo vissuto noi uomini anziani, e che abbiamo tentato con le nostre opere di discutere, di dibattere, di cercare di contribuire alla difficile vita di questo paese in certi momenti. Un omaggio di una città che vuole dire sempre che la cultura deve avere il suo primato e che la trasmissione del sapere e della sapienza dei grandi uomini della storia e della cultura vanno trasmesse ai giovani. È importante per ricordare quella che è stata la borghesia mafiosa e che lo è ancora, della speculazione edilizia, degli intrecci, ed è molto importante che ci sia questa militanza in chi fa cinema, in chi fa letteratura, in chi fa cultura. È un omaggio meritato che attraverso me tutta Napoli esprime al maestro Rosi. Con lui c'era Giuseppe Tornatore, insieme al quale ha scritto il libro Io lo chiamo cinematografo, l'autobiografia in cui racconta alcuni retroscena della sua carriera artistica e dei suoi capolavori, oltre che pagine della sua vita familiare. Ha fatto scuola, cioè lui ha proprio inventato delle formule narrative cinematografiche che non esistevano prima, e hanno fatto scuola e ancora oggi registi come Coppola, come Scorsese non hanno mai fatto mistero del fatto di avere trovato nei film di Rosi materia di ispirazione per i loro film, e questo ci viene riconosciuto in tutto il mondo, quindi è un merito per Francesco Rosi davvero importantissimo. Insomma. Ho cercato di raccontare la mia vita di lavoro, ma anche la mia vita privata, un po' qualche episodio della mia vita privata. Al maestro è stata anche consegnata un'onorificenza del Comune di Napoli, una medaglia d'oro con la quale si ricorda la sua passione civile, l'immensa arte ed il contributo al progresso morale e civile della città. Ed è stato infine proiettato il film Il caso Mattei, in versione restaurata. Dopo tanti omaggi che Rosi ha fatto a Napoli con la sua opera, la serata a San Carlo è stato un omaggio che Napoli ha fatto a Rosi. E beh, io sono felice di questo omaggio, naturalmente. Mi auguro di meritarlo, ecco.